Ci sono novità per quanto concerne le prove invalsi 2021, con alcune variazioni per quanto riguarda la finestra temporale in cui si svolgeranno i test delle classi terze della secondaria di primo grado e delle quinte della secondaria di secondo grado. Le classi interessate sono le classi seconda e quinta della scuola primaria, le classi terze della scuola secondaria di primo grado, le classi seconde e quinte della secondaria di secondo grado. Classe terza media. Le prove per le classi non campione si svolgeranno dal 7 aprile al 21 maggio. Le prove per le classi campione si svolgeranno l'8, 9, 12 e 13 aprile 2021. Classe quinta superiore. Le prove per le classi non campione si svolgeranno dal 1 marzo al 30 aprile. Le prove per le classi campione si svolgeranno dal 2 all'11 marzo. Classe seconda superiore. Con un aggiornamento del 26 febbraio, l'Invalsi ha comunicato che per le prove in questione saranno fornite informazioni in base all'evoluzione della pandemia. La modalità di svolgimento cambia per i diversi cicli di istruzione. Nella scuola primaria le prove invalsi avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e penna. La scuola secondaria di primo e di secondo grado invece utilizza la modalità CBT e svolge le prove all'interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita autonomamente da ciascuna scuola in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili. Alle classi campione, cioè le classi scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano e i cui risultati confluiranno nel rapporto Invalsi, le prove sono somministrate in giorni definiti a livello nazionale.